Good morning Locarno, buongiorno e ben ritrovati a questa giornata del festival, sabato, giorno 4 del festival. Buongiorno Carlo Chatrian. Buongiorno Lorenzo. Allora, ieri sera in Piazza Grande ci sono state le lacrime di commozione di Adrian Brody. Questa volta invece, diciamo, la piazza arriva a cazzotto, diciamo così, perché il flirt tra la box e il cinema ritorna ancora una volta, Sparring il film di stasera, e soprattutto un attore d'eccezione che viene anche premiato come Matteo Kassovitz. Sì, Piazza Grande come un ring come metafora della vita, un film che ci presenta un personaggio che non dà colpi ma piuttosto deve imparare a riceverli. Ovviamente questa è una lente attraverso cui leggere magari una situazione più diffusa in Francia, come in Italia, come in Svizzera, come in Germania, e un grande attore e regista che premieremo per tutta la sua carriera. C'è un altro, c'è un secondo film in Piazza Grande, Good Time, che ci permette di fare un discorso sul cinema giovane americano. Lì c'è un'Odissea notturna a New York, ma nel concorso internazionale c'è anche un ritorno, quello di Aaron Katz con Gemini. Diciamo, e lì invece arriviamo in un noir a Los Angeles. Cinema americano indipendente è molto presente quest'anno, ne siamo contenti. Gemini è il ritorno di Aaron Katz, che è un regista particolare perché lavora sul genere, molto più magari di suoi coetanei. Gemini è un noir, un omaggio alla città, un film con due straordinari interpreti, Lola Kirk da una parte e Zoe Kravitz, una storia tutta da scoprire, girata con una luce blu bellissima. Continuiamo con questi rapporti di parentela, diciamo così, cinematografica tra le diverse sezioni. Milla e Wajib, uno nel concorso di cineasti del presente e l'altro nel concorso internazionale. Due film invece di giovani registe donne, e tutte e due a loro modo vanno a indagare nell'universo familiare, nei rapporti tra genitori e figli, tra le diverse generazioni. Milla è il nuovo film di Valérie Massadian, che qui a Locarno aveva vinto col suo primo film Nana. È una storia di famiglia, è una storia in realtà di una coppia che poi si scioglie, non svegliamo di più, e poi diventa un rapporto madre-figlio. Invece è adulto il figlio che si confronta con il padre in Wajib, il nuovo lavoro di Anne-Marie Jassir, che ci racconta la Palestina attraverso una lente di un microcosmo. È un film al tempo stesso sociale, politico, ma molto molto umano. Con il ritorno anche di Mohamed Bakri, che aveva vinto con Private di Saverio Costanzo. Altro viaggio, diciamo così, andiamo sul territorio del documentario, che come sappiamo molto forte il tipo di racconto che viene proposto al festival. Qui ancora una volta siamo nei cineasti del presente con Meteor Lab e siamo fuori concorso con Anatomia del miracolo. Due racconti che, diciamo così, usano di più, diciamo, al posto di andare verso un bersaglio, cercano di più la traiettoria da seguire. Sono due film anche che penso mettono in discussione questa categoria, questo contenitore che ci piace forse chiamare documentario, ma che è una parola che magari racchiude a fatica i due lavori in questione. Nel caso di Anatomia del miracolo siamo piuttosto nel territorio della finzione. Alessandra Celesia lavora con i suoi personaggi, ha un uso della macchina presa che è molto della finzione, gli sta molto attaccato, a volte usa quasi delle soggettive, e sono tutti personaggi in qualche modo dolenti, come quella Madonna dalla guancia segnata a cui alcuni si aspirano e altri no. Per quanto riguarda Meteolab invece, il documentario sfocia nel saggio o nel documento politico. Iniziamo con una scena in un'unirica di Stambecchi e finiamo con delle meteoriti che cadono su un territorio curdo. Parlavi di documento politico, a suo modo anche questo c'è in Sign of Life, però siamo in un territorio della fantascienza con Era una vez Brasilia, siamo in un Brasile orwelliano, nella sezione sperimentale, quella che sta avendo molto successo in questi giorni. Signs of Life, il lavoro di questa sera Era una vez Brasilia, è chiaramente una referenza, un riferimento a Leone, è un film di fantascienza, un film completamente visionario che conferma il talento del regista Adirley Queiroz. È un film dalle luci strane che mescola humor a, come hai detto te, un discorso molto molto politico. Il regista ha usato le chiacchierate dei politici per inserire nella finzione. Grazie Carlo Chatrian per questa scandagliata sulla giornata di oggi. Buona giornata al festival e noi come sempre vi proponiamo in un minuto quello che potrete vedere oggi a Locarno.